Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi è domenica 4 settembre e come vedete sono in una location diversa perché sono tornata a casa a Roma dal mare. Volevo fare questo video perché purtroppo per domani non ho nessun video pronto back to school perché appunto questi ultimi giorni non ho avuto modo di registrarne neanche uno, anche perché sono ancora in ballo con l'esame di settembre. Infatti, oggi che non ho studiato per niente è stato un bel problema, ho studiato veramente poco, però dovevo assolutamente tornare qui a casa per finire insomma di studiare ed essere il più concentrata possibile. Allora, ho deciso di fare questo video per semplicemente portarvi nella mia giornata, sicuramente anche domani, perché adesso sono quasi le 8 meno 20 e io ho ancora tutto questo casino da sistemare. È un incubo perché non so più dove mettere le cose e non mi ricordo più dove vanno, quindi sarà un'impresa ritrovare il posto a tutto quanto. E, normalmente sono abbastanza organizzata, ma mi sono resa conto di avere veramente tantissime cose. Non lo so, certe volte mi verrebbe proprio da buttare tutto e non avere più nulla, ma vabbè, ovviamente questa cosa non si può fare. Quindi, per ora quello che ho sistemato è stato veramente poco perché sono stata al telefono con una mia amica per aggiornarci. Quella è l'unica busta che ho svuotato e infatti Belle se n'è completamente appropriata. Ho ancora tutte queste cose da sistemare, ho però sistemato la parte dell'elettronica, più o meno. Anzi, questo lo devo mettere qui dentro. Questa è la mia nuova agenda che mettiamo qui. Ho da sistemare i vestiti che sono lì dentro e alcuni qua. Poi queste sono delle pochette che andranno lì in quella scatola. Poi non ne ho idea, dovrei anche passare l'aspirapolvere in tutta casa, cercare di spolverare un attimo in camera mia. Cerco anche di capire come organizzarmi con voi. Non penso che farò nessun time lapse perché devo ragionare. Quindi niente. Belle, ci mettiamo a sistemare? Direi che non collabora molto. Comunque, ci aggiorniamo fra poco, così cerco di sistemare qualcosa e poi vi faccio vedere il risultato. Ah, e in tutto questo la cosa che mi fa più paura è che non so più dove mettere voi. Quindi tutta l'attrezzatura, cavalletto, macchinetta fotografica, microfono, non so dove mettervi. È un problema, un grosso grosso problema. Buongiorno ragazzi, allora è ovviamente il giorno dopo perché è lunedì 5 settembre e sono le 9:45. Io devo ancora iniziare a studiare perché questa mattina ovviamente mi sono svegliata un pochino tardi, in realtà alle 7:30, 7:40, però ho continuato a sistemare un altro po', quindi ho pulito il bidet, ho pulito il lavandino, insomma, ho fatto colazione, ho portato bel fuori, ho sistemato un po' di cose e per ora la camera fortunatamente ha un aspetto molto più decente, a parte queste cose che devo ancora sistemare. Questa la porto a casa al mare perché qui non la voglio più, però per il resto, insomma, è tutto libero. Quindi sono abbastanza contenta. Ovviamente voglio fare un attimo un restauro di tutto perché non lo so, ho tante cose che non voglio più, sinceramente. E un altro acquisto che vorrei fare è una striscia LED che io in realtà ho già là sopra, ma uso prevalentemente insomma durante la sera per fare un po' di atmosfera. In realtà questa mi potrebbe servire anche semplicemente bianca, adesso vediamo un attimo, da mettere qua sotto. Perché purtroppo la scrivania non è super illuminata. Adesso fate conto che non ho la luce, ma è comunque ancora estate ed inverno, vi assicuro che non c'è tutta questa luce. Quindi pensavo di mettere una striscia LED lì così da farmi luce qua e questa spostarla di qua, così che posso utilizzarla sia come per il comodino, visto che non ce l'ho, sia per fare luce da questa parte. Poi mi sono scordata il cavo HDMI, quindi non posso collegare il computer al monitor. Ma in realtà poco cambia perché forse faccio a cambio con l'iMac di mio papà, che in realtà è stravecchio, però non lo so, mi è sempre piaciuta l'idea di avere un iMac fisso e volevo fare una prova, volevo vedere se per quello che serve a me
non è così vecchio, insomma, magari per studiare, e poi utilizzerei questo per editare video. Quindi niente, queste sono alcune delle piccole cose che vorrei fare. Credo di dover cambiare anche il cavo dell'iPhone, quello lungo, perché mi sta abbandonando, cioè stanotte avevo messo a caricare l'iPad e non me l'ha caricato, e anche adesso si è bloccata la carica, quindi mannaggia lui, devo comprarne uno nuovo, infatti non funziona. Niente, mi ha abbandonato del tutto. Ok, diciamo che ho delle cose da acquistare, anche abbastanza urgentemente, perché sennò non so come fare. Io adesso devo chiamare, insomma, la mia amica per fare videochiamata e studiare, e penso che a questo punto mi faccio una tirata di un'ora e mezza, perché devo assolutamente recuperare, così mi ripeto tutta audiologia. Poi magari faccio una pausa, vediamo un attimo, e faccio un'altra mezz'ora, ora decido, e poi vi aggiorno. Comunque, per quanto riguarda l'utilizzo della agenda, eccola qua, devo cambiare settimana, mi sto trovando abbastanza bene, sono contenta, insomma, dell'acquisto che ho fatto, mi piace molto e spero di riuscire a utilizzarla, insomma, tutto l'anno. Detto questo, vado, perché sennò si fa super tardi, e noi ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, allora, sono le 2:15, io ho finito di mangiare e mi stavo per mettere a studiare, perché comunque questa mattina sono riuscita a fare un paio d'ore, non di più, e niente, mi metto subito a studiare perché tra un po' deve passare mamma a portarmi delle cose che avevo lasciato da farmele portare, e poi questa sera io ho il dentista alle 7, quindi tipo verso le 6:15 pensavo di uscire, perché vado in motorino e poi devo andare, perché devo passare in farmacia a prendermi il Nuvaring. E dopo il dentista volevo passare al supermercato a prendermi qualcosa da mangiare, visto che non ho praticamente nulla. Infatti oggi a pranzo mi sono arrangiata, ho mangiato un po' di salmone che era congelato e una fetta di pane come bruschetta con i pomodori. Quindi mi sono fatta su promemoria la lista della spesa, così dopo posso andare a prendere ciò che mi serve. Sicuramente non sarà tutto, però almeno qualcosa per i prossimi giorni devo assolutamente prendere. Ok, non so perché ero fuori fuoco. Comunque niente, adesso mi rimetto a studiare e penso di chiamare, insomma, la mia amica, e poi passo a prendere queste cose da mia mamma, e poi niente, continuo a studiare finché, insomma, non è ora di uscire. E per quanto riguarda lo studio, oggi sicuramente finisco di ripetere audiologia e vorrei ripetere tutta otorino, così da domani devo fare sia oftalmologia che chirurgia maxillofacciale. Queste me le alterno, penso, mattina e pomeriggio. Mattina sicuramente faccio oftalmo e il pomeriggio chirurgia maxillofacciale, con un po' di rilettura delle mappe di odontoiatria e otorino. Quindi niente, questa sarà la mia settimana, e poi 2 giorni prima dell'esame vorrei tenermeli liberi per ripetere tutto quanto. Comunque io vorrei farvi notare che da quando siamo tornati Belle sta sempre qui a dormire, poi ogni tanto mi si mette sotto al letto, vi lascio una foto qui ed è stracarina. Eccola che scodinzola. Ciao. Ciao. È così dolce. Ciao. Ragazzi, allora, sono le 4:15, io sto studiando, ho messo un alberello di un'ora che mi finisce alle 5. Oggi non sono riuscita a studiare tante ore perché semplicemente ho iniziato a studiare più tardi questa mattina, e quindi oggi pomeriggio, avendo un appuntamento, devo uscire, insomma, verso le appunto 6:15. Però volevo fare questa considerazione con voi, anzi lasciatemi un commento qua sotto con la vostra preferenza. Adesso vi dico di che cosa. Allora, questa materia, che si chiama appunto specialistiche, comprende queste 4 materie, che sono odontoiatria, oculistica, otorinolaringoiatria e chirurgia maxillofacciale. Sono delle specializzazioni prevalentemente chirurgiche, quindi hanno magari una componente clinica, però se tu vai a fare questo tipo di specializzazione è prevalentemente chirurgica. E diciamo che stavo pensando al fatto che
ho confermato per l'ennesima volta che io e una specializzazione chirurgica siamo due cose completamente diverse. Non mi interessa per niente, cioè, ma proprio zero. Non mi sembra di ragionare magari sulla patologia, perché dico, cioè, mentre studio, no? Leggo, c'è questa tumefazione a questo livello, punto. Devo asportarla, basta. Non mi sembra che ci siano cose così tanto interessanti da sapere a livello fisiologico. È tutto un anatomia, chirurgia, quindi asportazione della tumefazione o di qualsiasi cosa. E non mi interessa, cioè non mi dà proprio lo stimolo di studiarle, sono proprio noiose, mi sembra tutto senza logica. Ovviamente so che una logica ce l'ha, è tutto conseguenziale, no? Quindi ho questa patologia, avrò queste complicanze e questi sintomi. Però non c'è proprio feeling, capito? Non so se avete capito il mio punto di vista, fatemi sapere qua sotto se anche voi siete così. E infatti devo dar ragione a uno dei miei professori, non mi ricordo di che cosa, forse di chirurgia generale, che invece fa parte di PS2, quando disse che normalmente a chi piace la fisiologia sarà molto probabilmente un medico clinico, invece a chi piace l'anatomia sarà prevalentemente un medico chirurgico. E infatti io mi ci ritrovo molto, cioè a me anatomia annoia tantissimo, infatti in questo esame, per questo esame che la devo ripassare, mi scende proprio, e invece la fisiologia mi piace da morire. Cioè mi ricordo che per l'esame di PS1 mi sono andata a rivedere tutta la fisiologia respiratoria, perché appunto c'era malattie dell'apparato respiratorio. Non lo so, è una cosa proprio interna secondo me, quindi ero curiosa di sapere voi invece che cosa preferite, sia di materia, quindi se fisiologia o anatomia, e soprattutto che specializzazione vorreste fare, così per capire se anche per voi vale la stessa regola, fisiologia specializzazione clinica o anatomia specializzazione chirurgica. Adesso torno a ripetere perché se no perdo la voce e già mi fa male tutta la gola, quindi meglio che io torni a ripetere. Comunque ho finito la ripetizione di audiologia e adesso sto iniziando quella di otorino e devo dire che mi ero scordata alcune cose, cioè se me le vado a rivedere me le ricordo, che mi ricordo di averle fatte, però ovviamente me le devo ricordare senza leggerle, quindi ce la faremo un passo alla volta, ho ancora del tempo per ripassare tutto. Ragazzi, allora sono le 6:10, io sono già uscita con Belle e mi sono vestita per uscire, perché ho un po' di giri da fare, quindi preferisco uscire in anticipo e al massimo aspettare lì. Infatti mi sono portata l'iPad per ripassare qualcosa se devo aspettare. Infatti devo portare la macchina in garage, andare a ordinare le pizze per questa sera, perché alla fine rimane papà a cena e vogliamo la pizza. E quindi devo fare tutto questo, andare a prendere il motorino e andare lì in farmacia, prima passo in farmacia, poi torno, passo velocemente al supermercato giusto per prendere le cose più importanti e poi finalmente mi merito questa pizza decisamente. E vi volevo far vedere come mi sono vestita, quindi adesso mi rimetto gli occhiali, prendo la borsa, così vi faccio vedere l'outfit completo. Mamma mia quanto pesa. Allora, scusatemi intanto per la poca luce, cercherò di migliorare la qualità del video poi quando lo edito. Comunque questo è l'outfit, molto molto semplice, questa maglietta che avevo oggi di Terranova, questi jeans blu, non so se riuscite a vederli, skinny di Calzedonia, che io amo alla follia perché secondo me sono i pantaloni che mi stanno meglio. Però ragazzi, che fatica metterseli oggi, cioè non è proprio il periodo ancora, ma non ho un pantalone di quelli leggeri blu che mi serviva per l'outfit. Poi ho messo queste scarpe della Nike che sono completamente abbinate alla maglietta, e poi ho messo la mia amatissima borsa della Lacoste, sempre blu. Ovviamente voi vedete tutto nero, ma va bene. Allora, detto questo, devo vedere un attimo quanto è lontana la farmacia rispetto al dentista, così almeno se è vicino parcheggio dal dentista e poi ci vado a piedi.
E poi basta, vi farò vedere la pizza, ancora non so cosa prendere. Se c'è, prendo quella al salmone, se no, la prendo margherita e poi ci metto il prosciutto che compro alla Conad, perché così almeno non si cuoce nel frattempo. E basta, ci aggiorniamo dopo. Ciao ragazzi, allora ovviamente oggi è un altro giorno, stavo editando il video e mi sono resa conto di non avervi salutato e di non averlo concluso come al solito. Sono quindi venuta soltanto per salutarvi, ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto e di attivare la campanellina per non perdervi tutti gli altri video. So che i video back to school stanno tardando, ma io sono vicina alla data dell'esame e non ho assolutamente modo per pensare a come girare dei vari video. Quindi niente, iscrivetevi e attivate appunto la campanellina se volete avere la notifica di quando usciranno i prossimi video. A me fa veramente molto piacere. Lasciate anche un like a questo video se vi è piaciuto e vi ricordo di lasciarmi un commento con scritto se quale materia preferite e quale specializzazione vorreste fare. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!